Salve, abbiamo qui un Alcatel One Touch modello 918D dual SIM con il touchscreen che si è rotto. Lo schermo però funziona perfettamente. Questo è il cambio che è arrivato, non originale ma compatibile, a differenza non ha il logo Alcatel, è un'altra marca, sicuramente cinese, of course. Procediamo con lo smontaggio. Allora, partiamo preso una botta, oltre che, ecco, qui è un po' massacrato, comunque funziona ancora bene. Sembra un telefono solido, di buona fattura, robusto, con un bel display. Dopo lo vedremo acceso. Il coperchio. Vediamo la batteria. Poi che adesso abbiamo delle viti da levare. Allora, cominciamo. Vediamo se questo va bene, troppo grande. Vediamo questo qui più piccolino. Seconda. Qui. Questa è un po' più lunga, quella del fondo la mettiamo da parte per non confonderla. Questa invece gira, sembra che sia stata già sfidata, era troppo lenta. Boh, vabbè, insomma, vabbè, qui dove ha preso la battuta, dove ha battuto probabilmente si è rotto dentro la filettatura. Adesso vediamo questa. Pure questa è lunghina. Allora, ricapitolando, ai bordi superiore e inferiore ci sono le viti lunghe e qui al centro quelle corte, qui e qui. Santa pazienza. Ecco, quasi arrivato. Sta accedendo. Come una cozza. Allora, qui si è elevato il pulsantino del volume, quello che è la fotocamera, accensione e spegnimento. Ok, procediamo. Allora, devo rimuovere la protezione del flat, il nastro di protezione, lo appoggio qui, poi alzo il fermo del flat, ecco, poi vediamo come è fatto il pezzo originale, insomma, pezzo compatibile. Allora, sta messo così e qua sotto, per cui ecco,
per cui bisogna alzare, qui c'è questo pezzetto da sollevare che è un connettore, si è alzato, adesso si può passare alla fase successiva che è quella di alzare e togliere la scocca. Allora, facciamo così, guarda, secchiamo questo. Allora, poiché la scheda madre non sembra staccarsi con molta facilità, decido di procedere prima staccando il touchscreen. Vado a far leva qui sotto dove c'è la scritta. Ah, vedete che c'è una fessura, è incollato, facendo attenzione. Devo riuscire a infilare dentro un attrezzo. Allora, uso una scheda telefonica oppure una taglierina. Ecco, è entrata. Procedo intorno. Giro, ecco, si può vedere che sta entrando. Ecco, si sta scollando. Giro tutto intorno. Una bella resistenza, un adesivo tenace. Ecco, meglio dopo una carta un po' più spessa. Di altra marca, non facciamo pubblicità. Ok, procediamo. Ecco, sta cedendo. E si rompe pure la carta, però. Il vetro pure si sta rompendo. Bell'adesivo. Ecco, siamo quasi alla fine. Usiamoci con un attrezzino, un aiutino, rimasto qua sotto. Ecco, si sente l'adesivo, ecco, sta staccando. Allora, non si è staccato bene. Allora, prendiamo la carta più spessa. Abbiamo fatto. Quasi. Ecco, faccio vedere. Ecco. Ecco qua, si è alzato. Adesso togliamo di essere la cosina, tocca per forza levare la scheda madre. Taglio adesso il flat del touchscreen rotto perché ho paura che si possa danneggiare il display. Questo viene via. Ok.
Allora, sembra che alla fine ho trovato il modo di aprirlo. Praticamente questa è la parte inferiore, questa è la parte superiore. Lo rigiro e facendo leva qui dove c'è il contatto del motore e qui operazione molto delicata. Sembra che sto quasi riuscito. Oh, sta aperta e quindi da pure questa è incollata. Ecco, adesso viene via anche il pulsante interruttore qua, si è rincollato, ecco, levato. Oh, questo è il display. Quindi adesso possiamo passare a rimontarlo. Allora, prima ho tolto la cornice del display, però non andava levata e quindi l'ho rimessa. Adesso procedo a rimontare il touchscreen dopo aver accuratamente pulito il display per non lasciare impronte o polvere. Questo è il ricambio, questa è la parte inferiore, c'è una pellicola di protezione. Poi faccio passare all'interno il cavetto con il flat. Qui c'è un'altra pellicola da rimuovere, che è praticamente la protezione del biadesivo tutto intorno alla touchscreen. Allora, come è fatto? Ecco, da qui. Ecco, si è levato. E poi c'è questo. Questo passa sotto. Passa sotto. Adesso lo vado ad attaccare, cominciando a farlo combaciare qua su. Allora si è levato tutto, non c'è polvere.
faccio pressione tutto intorno. Poi dopo lo scalderò per farlo aderire meglio. Anzi, se lo scaldo subito. Ecco qua, è montato, poi dopo c'è da levare due pellicole, che sono addirittura, mamma mia. Vabbè. Allora, adesso che ho riattaccato il touchscreen, vado a scaldare con il phon per dare maggiore consistenza all'adesivo. Sufficiente, li vado a premere intorno per farlo aderire ancora meglio. Qui c'è l'altoparlante, questa è la parte superiore, qui c'è il tasto del menu. Ecco qui, diciamo che è fatto. Adesso vado a rimettere prima di tutto il pulsantino centrale, il tasto home. Poi faccio notare una cosa, prima la scheda madre è venuta via con un'estrema difficoltà perché tutto intorno, come si può intravedere, è presente del nastro biadesivo che adesso rimetterò per far aderire bene la scheda madre. Adesso posso rimontare la scheda madre. Allora, questo è la parte alta. Ci sono queste viti che fanno la guida. Ecco, spingo per far aderire al biadesivo. Adesso la platta, abbasso questo, rimetto questo,
questo pure, questo. Adesso devo attaccare. Allora, ho messo qui il biadesivo e adesso li vado ad attaccare il connettorino. Ecco, adesso dovrebbe reggere. Vediamo se si accende. Mettiamo questo qui. Intanto facciamo, spingiamo qua, dovrebbe, ecco, si è acceso. Aspettiamo che si avvii, così facciamo la prova, se funziona il touch screen. Ovviamente poi bisognerà levare le pellicole di protezione. My world in one touch. Eccolo che funziona. Ok, funziona. Procediamo al montaggio. Poi spegniamo. Spegni. E adesso vi vado a montare la parte posteriore. Le pinzette che è meglio. Adesso rimetto il tutto, faccio notare che qui è saltata a causa della caduta e la filettatura della vite, per cui è per questo quando ho smontato la vite che sembrava già smontata in precedenza, è venuta via senza fare resistenza. Adesso rimetto il tutto. Giro, allora questo va bloccato, giro e rifaccio combaciare. Sì, dovrò rimettere le viti. Allora, no, sta al contrario. Non sarebbe mai entrato. Allora. Ecco. Ecco, adesso che ho rimesso ho riunito le scocche, vado a provare il telefono. Prima di rimettere le viti e tutto il resto. La pulsante d'accensione. Eccolo qua. Poi rimetterò le viti e infine telefono sbloccato, poi abbiamo
Ok, adesso rimontiamo tutto, rispingiamo. Telefono è spento. Ok, rimettiamo le viti. Allora, abbiamo detto che quelle più lunghe andavano messe ai lati. Invece non regge perché è dove manca il supporto plastico per la vite che è saltato. Questa però la possiamo mettere. Una. Quelle piccole al centro, qui. Rimetto la micro SD, i contatti verso il basso, siamo le pinzette, che è meglio. Abbassiamo questo, poi ecco, fissata. Mi stressa da mettere la SIM che non è mia. Mettiamo questo, qui la vite non ci si può mettere, però funziona lo stesso. Poi mettiamo questo. E possiamo dire che l'intervento è finito. Al prossimo video, ciao!